5 maggio, occhi puntati sulla trimestrale di Deutsche Lufthansa, settore del Traver e Leisure fortemente sotto pressione durante, durante tutto il 2021. Andrà quindi alla prova dei conti dopo la buona trimestrale di American Airlines, proprio all'inizio di questa nuova stagione di appuntamenti con i dati di bilancio del primo quarter 2022. Eh, domani, quindi, 4 eh, maggio sarà, eh, andrà in scena invece la trimestrale di Airbus eh, e quindi comunque eh, sarà una buona indicazione anche per vedere da vicino eh, quali saranno anche le ripercussioni su Deutsche Lufthansa. Andiamo a vedere insieme anche. Il, il, il titolo come sta come si sta comportando anche durante, eh, durante questo, questo primo eh, primo semestre praticamente del 2022 allora andiamo un po' indietro con con le lancette per vedere un quadro generale che vede praticamente il titolo soffrire fin dal, dallo scoppio, diciamo, della pandemia e un trend che di fatto si è arenato, eh, ballando nell'intorno di questa area di 4,8. 81 euro che ha rappresentato in diverse occasioni, ecco anche tirando un po' indietro la linea che vi ho fatto vedere, una importante base, eh, base di appoggio e poi i 9,034 che il titolo non è mai riuscito a superare. Eh, chiudendo un po' eh, meglio il raggio di azione, stiamo Uh, oscillando uh, più nel breve termine in, all'interno di un trading range che ha la base a 5,24 ed un massimo poco sotto gli 8 euro. Più ancora nel breve termine come lo vediamo anche da quest'altra linea eh, la base è 6,78 e il massimo un po più basso 7,65 insomma stiamo rientrando in un trading range sempre più ristretto una compressione anche a livello di prezzi che certamente può far presagire anche eh, come dire accelerate repentine però Prima di tutto, ecco, eh, avevo passato un po' eh, lo schermo, quindi ecco qui le analisi che vi avevo fatto vedere da vicino, ho tirato alcune linee orizzontali per far vedere un po' la dinamica che accompagna questo titolo nel, nel corso dell'ultimo anno e mezzo. Allora, eh, cosa ci si può attendere? Come detto, sicuramente domani potremmo avere un'indicazione in più per quel che riguarda il settore, diciamo, mh, legato a alle, alle avioline, come ricordato, sarà il turno di Airbus e poi successivamente anche altri vettori lo stesso giorno di. Eh, di Deutsche Lufthansa sarà anche il turno di Leonardo, eh, sicuramente più esposta al comparto della difesa, però diciamo una giornata chiave, quella di domani 4 maggio e, e di dopodomani 5 maggio, giornate chiave per quel che riguarda comunque questo settore. Allora andiamo a vedere eh, un po' da vicino anche eh, qual è il giudizio del mercato, oh, cambiamo un po' sentiment rispetto ad altri settori eh, che abbiamo analizzato in questi giorni, analisti che sono ovviamente un po' più cauti. Eh, vediamo eh, che ci sono pochi rating positivi, quindi solamente il 23% degli intervistati, quindi sei eh, sei analisti soltanto rilasciano un, un target positivo sul titolo, la maggioranza, circa la metà è neutrale quindi rating old così come anche in questi giorni vedete anche le date old market perform old old insomma i giudizi neutrali sono quelli prevalenti eh, sono invece quasi il 31% i giudizi sell e un po' la negatività su questo titolo è dettata anche dal fatto che il target price atteso ad un anno è posizionato a un livello inferiore rispetto alle attuali quotazioni, quindi target price 6,97 contro i 7,27 euro attuali. Questo ce lo conferma anche il grafico di spread tra target price e prezzo, rimane in territorio negativo, certamente non così negativo come a eh, inizio 2020, 22, ma comunque in territorio negativo. Guardiamo anche un po' la storia di queste barre eh, verticali dove la negatività, quindi i giudizi sel, sono sempre stati eh, predominanti. Lo sono. Diciamo in parte eh, nel corso di, eh, di questo 2022, sicuramente lo sono state per tutto il 2020 e il 2021. Anche i buy, comunque, rimaniamo sempre eh, sulla parte bassa di, queste, di, questo, di questo grafico, quindi sono sempre eh, molto, molto pochi. Eh, allora. Settore che ovviamente anche all'indomani eh, del, dello scoppio della pandemia e anche nel, ne, nei, nei trimestri successivi eh, ha avuto le più ampie ripercussioni, insomma anche a livello, a, a livello di numeri, un settore che molti studi danno tornare in positivo solamente alla fine del 2023, però ecco... Mh, questi nuovi eh, lockdown, perlomeno e eh, attualmente circoscritti e circostanziati solo sul territorio, eh, sul territorio asiatico, Uh, certamente, uh, certamente non, uh, non fanno bene a questo titolo quindi anche le aspettative a questo settore anche le aspettative diciamo non sono, uh, non sono così positive uh, guardiamo l'earning per share che un po' uh, è la cartina di tornasole di quello che vi ho raccontato fino adesso un earning per share che eh, è negativo, è stato negativo eh, fino dal eh, secondo quarter del 2020 fino a, tutti, eh, fino a tutto il 2021. Eh, un effettivo che è stato però, ahimè, eh, più, ehm, più pesante rispetto alla. Eh, rispetto all'attuale, eh, ai valori poi effettivamente, effettivamente registrati dal titolo. Eh, quindi, come vedete, eh, un earning per share. Che è stato più pesante rispetto alle, alle stime, e anche l'earning per share stimato attuale eh, rimane comunque in territorio, eh, in territorio negativo. Andiamo a vedere anche eh, la panoramica del consensus. Allora, sempre con frequenza trimestrale, andiamo a vedere che eh, anche. Eh, l'earning per share atteso di questo trimestre rimane in territorio negativo, meno 0,565 euro ad azione in contrazione anche eh, l'attesa dei numeri sui ricavi, profitto operativo sempre in territorio negativo, più ampio rispetto al quarto quarter 2021, insomma dei dati che eh, non saranno certamente entusiasmanti ma eh, come, come ho detto in precedenza, insomma, so, rappresenta Comunque, un settore che il mercato vede in difficoltà ormai da diverso tempo, quindi non dico che siano ampiamente scontati, ma poco ci manca. Ehm, andiamo ora a vedere eh, la, qual è stata la, la sorpresa media sui dati e, come sempre, partiamo anche dalle opzioni e andiamo a vedere la sorpresa rispetto ai numeri così da vedere un po' anche di storia in tal senso allora sempre rispetto ai dati trimestrali vediamo un po' di discrepanza, cioè partiamo da questo dato, 71,45% è stato l'ampiezza della sorpresa rispetto ai dati attesi e eh, quelli effettivamente riportati. Eh, vediamo numeri davvero importanti, con, eh, sempre eh, rispetto al dato del Learning Per Share, numeri che però, eh, pur di grandezza sostenuta, non hanno comunque portato a variazioni percentuali a livello dei prezzi, Altrettanto, altrettanto corpose, quindi nel giorno del rilascio della trimestrale la variazione del prezzo è stata in media pari al 4%, insomma, quindi non, magari poco coerente, lo vedete così, anche alla discrepanza rispetto a, ehm, ai numeri dell'earning per share un po' diverso il discorso del, dei ricavi dove la sorpresa è stata nettamente inferiore quindi la sorpresa pari circa al 4,34% questa è un po' la storia eh, del, del titolo andiamo invece a vedere da vicino quale qualche possibile soluzione a livello, a livello di, di operatività partendo come sempre dai prodotti di Societe Generale, sito internet raggiungibile da prodotti.societegeneral.it, quindi qui troviamo, cliccando su prodotti, tutta la gamma di strumenti messa a disposizione dall'emittente francese. Quello che a noi interessa in questa occasione sono i Turbo Open End, quindi certificati a leva dinamica, eh, certificati a leva dinamica che l'emittente quota in Numero pari a 392 prodotti, sia long che short, su una vastità di sottostanti molto, molto ampia. Allora, eh, troviamo ovviamente azioni italiane, lo ribadiamo sempre: azioni europee, eh, azioni americane, insomma, c'è davvero di tutto. Allora andiamo a vedere qual è l'offerta su Lufthansa: sono 5 prodotti, eh, ne contiamo 3 con facoltà long e 2 con facoltà short, leve che vanno dal 9, pari a 9,5 volte, 8,5 per quel che riguarda invece i long, e poi a scendere fino a 4. Eh, è una leva. Dinamica, quindi non, non si tratta di certificati a leva fissa, perché la leva varia al variare del anche del differenziale del, tra il livello eh, tra il valore del sottostante e lo strike, che è pari al livello barriera, quindi è eh, aggiornata continuamente. Ecco perché si dice dinamica. Ehm, ovviamente, eh, suggerimento è di non andare a prendere anche in ottica di trading tra dei certificati che hanno un livello di stop loss quindi quel livello barriera troppo vicino al livello del sottostante sia per un fattore eh, di, di ampiezza dell'effetto leva che può essere sempre un po' pericoloso da maneggiare, ma anche perché si evitano eh, magari escursioni eh, temporanee che fanno sì che il certificato che il prezzo del sottostante vada a toccare quel livello, quel livello barriera. Quindi eh, prendiamoli sempre con una distanza eh, con un margine un po' più ampio rispetto allo stop loss che sempre a livello grafico da eh, buoni trader dovremmo sempre eh, andare ad inserire. Insomma, queste le soluzioni per come dire sfruttare una volatilità che come sempre durante il rilascio degli utili accompagna eh, questi questi sottostanti ecco per meglio posizionarci eh, su questo prodotto attenzione lo ribadiamo anche a domani perché l'indicazione su Airbus potrebbe ecco avere delle ripercussioni anche a livello di prezzi a cascata sugli altri titoli del settore e dare anche un'indicazione in tal senso quindi per fare eh, il percorso anche da soli eh, in sovraimpressione trovate il sito internet dove andare a trovare tutta la gamma di prodotti di Societe generale così come vi ho fatto vedere turbo turbodia pillola sugli earnings su lufthansa termina qui amici quindi vi lascio eh, a, insomma un buon vi auguro un buon proseguimento di giornata e un buon trading a tutti ci vediamo domani ciao